Thank you.
comincio, mi presento, ciao, parlo prima italiano, dopo lui parla in inglese, lei un po' in spagnolo e facciamo un po' la presentazione di questa Expo. Io sono Isabel Capdevila, Isa, per tutti li conoscete di altri eventi, di altre mostre che abbiamo fatto ad Art Gallery. Già non ho più la galleria, ma ho provato di ancora finire l'ultima esposizione che avevo organizzata con Angelo Ribezzi, il camera adesso, con Angelo Ribezzi e il gruppo di Artists in the World. Che avevamo questa galleria, abbiamo questa galleria di Yaya, di Mr. Yaya, che vi ha fatto l'onore di poter albergare queste vostre opere. In questa volta vi ringraziamo tutti di aver venuto fino a Barcellona per fare questo vernissage e aspettiamo che potete godere della città e di tutta questo che possiamo offrire. Lui spiega un pochino che cos'è Chrysolar, però in inglese. Dopo Welcome to everybody, especially to the artists that come to Barcelona today. It's a pleasure for Chrysolar Galleries, especially for Chrysolar Gallery in Barcelona to host tonight this exhibition. Thank you to Isabel, thank you to Angelo. And first of all, congratulations. I wanted to thank for the artists and for the artwork that I think is amazing, the combination of all different techniques and different methods of working brings this exhibition unique. And again, thank you to the artists and welcome to Chrysolar Gallery. Ante todo, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas presentes en esta exposición en la cual gustosamente estamos hoy en Galería Chrysolar, en la cual tiene una amplia trayectoria junto con la cual soy codirectora, que es Ada Gallery en estos momentos en Barcelona. Muy gustosos es que estén aquí presentes compartiendo este vernissage. Y esperamos verlos la próxima vez dentro de tres meses, ¿no? Dentro de tres meses. Junto con la organización italiana, en la cual esperamos seguir estableciendo puentes de trabajo y de cooperación. Muchísimas gracias. Also, now you can keep enjoying the event that the musician has been performing for you today. Was Manuel López, he's around. And he will be selling his music, his CDs at the door. If you want to buy it, that's free for you. And also our photographer that you will see his photographers. He will be on the website. Is Fernay Alonso, our official photographer in this exhibition.
sono Claudia Pierruso, vengo dall'Italia e sono orgogliosa e contentissima che la mia opera è qui a Chrysal Art Gallery. Amo dipingere i miei stati d'animo e più delle volte amo associare a questi stati d'animo dei versi che cerco di far conoscere anche agli altri per poter trasmettere le emozioni che io vivo. Attraverso i colori del questo quadro, ho dato il nome I colori dell'anima, cerco di portare fuori le sensazioni, dalla gioia al dolore, qualsiasi emozione che mi può che posso avere, e amo metterlo sulla tela. Quindi a volte utilizzo dei colori più tenui, a volte dei colori vivacissimi, proprio perché in quel momento sento di usare nella mia mente, già ho in mente il quadro che devo fare. Questo è un piccolo libro di poesie a cui ho dato il titolo Stati d'animo. È una raccolta di poesie che ho scritto negli anni, durante l'adolescenza, gli anni da adulta, e sono piccoli versi dove a volte parlo di un amore che ho vissuto, di un amore di cui ho un ricordo bellissimo. E forse proprio questo amore, questa storia che ho vissuto, è una fonte di ispirazione, anche se poi può essere anche fonte di dolore, però è quello che mi dà la forza e l'input per dipingere e per scrivere, perché l'amore le emozioni che ho nel cuore voglio che anche gli altri li condividano con me. So I'm Christina Fattler, I'm a calligrapher from Austria, and the picture says everything, have passion, challenge yourself and be involved. My art is to write, don't forget to, it's like a handicraft, so writing is for me a craft, not an art. Yeah. Hello to everybody, I'm from Sweden, but I'm living in south of France and I'm working there, and I have my studio in the south of France, and I'm living on a boat, and I'm doing sculpture in metal, clay and bronze, and well, I tried a little bit of everything. I hope you like it. My name is Inger Myrén. I'm a Swedish artist living in France, and this is one of my artworks in acrylics, but I do also a lot of watercolor work. Buonasera, io sono Maura De Carolis e vengo dall'Italia, dalla regione Marche, in provincia di Fermo. Questo mio quadro si intitola Sprazzi di luce. Ho voluto raffigurare me, bimba, da bambina, amante dell'arte fin dalla piccola età. E proprio dipingendo questo quadro, la bimba rappresenta il mio universo, il mio modo di amare la vita. E appunto la bimba, dipingendo la natura, dipingendo l'universo, crea la vita, infatti il palloncino e l'aquilone sono dei simboli, il palloncino è la donna, l'aquilone è un uomo, l'uomo e la donna uniti insieme generano la vita. Buonasera, io mi chiamo Milena Bernardini e vi presento la mia opera Ausenzia, è il mio omaggio alla natura. Grazie. Salve, sono Laura Stor e presento una xilografia, opera su legno perciò, che nasce dal mio laboratorio in Roma,
dove cerco di divulgare le tecniche calcografiche e xilografiche naturalmente, e che sono la mia passione da più di 30 anni. Amo il bianco e nero, però non evito i colori quando li sento necessari. E ho parecchi allievi e continuerò in questa passione perché è un po' la mia vita. In Barcellona, esposição coletiva, trago uma obra sobre os azuis, intensos azuis, solitários ao mesmo tempo, que representam, neste caso, uma imagem de África, onde vivi, e então representa ao mesmo tempo a solidão, a tristeza das pessoas e a África no coração. Pronto, sobre este trabalho, reflete um pouco aquilo que tenho feito, que é tema base natureza, árvores. As cores vão variando entre cores quentes, como é o caso desta, ou então as cores frias, o frio mesmo glacial, mas o elemento central acaba por ser sempre as árvores. Vistas de uma forma ou de outra, mortas ou vivas, são árvores. A influência, se calhar, da África também. Influência pensando nos focos florestais, neste caso, a beleza e o drama associados. E é sol. Sandro Rinaldi, mi occupo di mail art, lavoro a Roma e presento un'opera con uno dei miei francobolli che faccio da 50 anni e questa volta su uno spartito musicale che si tratta di una musica catalana. Nulla, mi sembrava carino di rendere onore così a questa zona, a questa nazione che amo e che dove vengo molto spesso e dove vengo anche per lavoro 2-3 volte l'anno. La mia pittura si situa tra l'astrazione e figurazione, nel vago e nell'indeterminatezza, lasciando l'osservatore, la facoltà intera di emergere nel dipinto con la sua propria interpretazione. Ad esempio, il mio quadro Pegaso, il mio quadro si può distinguere vari elementi di chi assomiglia alla forma di un cavallo o di un corpo umano, ma però questi non sono di un maniero classico, formano la sono ad una maniera che è molto libera, non è mimetico e alla fine l'osservatore può pensare al rapporto esistenziale fra l'uomo e il cavallo. My name is Wolfgang Schäfer. My Le Berger. I was the last fois a Roma in La Vaccarella aujourd'hui. Nein, das ist nicht richtig. Ich bin in Barcelona in einer ganz tollen Galerie, Grisolat, und freue mich so sehr, auch einmal in Barcelona gewesen zu sein. Und ich habe auch ein Bild hier von mir, ja, und ich habe das letzte Mal in ganz Rom umkurvt
mindestens 50 Kilometer in der Stadt. Und dieses Mal sind wir in Barcelona. Und in Barcelona habe ich auch schon 50 Kilometer gelaufen. Meine Füße sind schon ganz rund. Diese Vernissage ist sehr gut besucht. Ich freue mich, auch viele andere Künstler kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, dass auch weiterhin viel Zuspruch hier ist. Ich liebe diese südlichen Länder alle, weil es ist immer sehr viel von der Historie da und meine anderen Kollegen, ich rede hier von Künstlern, haben sehr, sehr unterschiedliche Gemälde. Es ist sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass diese Galerie noch weiter bestehen kann, weil es einfach toll ist. Ich freue mich sehr. Und freue mich auch sehr über unseren Spezialisten, der hier die Videos dreht. Das ist Mr. Ribezzi. Ja, richtig. Und werde dann eben nach einer Woche wieder zurückfahren. Und ich hoffe, dass wir uns in Rom oder auch hier in Barcelona wieder einmal sehen. Sono davanti a una mia opera che una modella del nord, come si vede dalla capigliatura, bionda. E l'immagine dice tutto, sul suo sguardo, uno sguardo quasi con occhi di ghiaccio, visto che è appunto nordica, e ho cercato di prendere questa posizione per far parlare di sé, di ciò che lei intende volere, oppure lascio libera l'interpretazione a chi la guarda attentamente, ed è giusto che sia così. Questa è una pittura quasi un po' ritrattistica, una pittura che ormai forse si usa poco, perché nelle scuole non si fa quasi più ritrattistica, e sono in pochi quelli che non vogliono lasciare questa via. I am Jerzo Shante and I come from Slovenia, and this is my first time that this artist in the world competition, or how they say, project artist in the world, and I just love it. Because here is almost really different kind of painters, artists, and so. And normally I paint all my life, and actually I'm a professional painter, and but it is a little bit difficult at this situation, you know, but I just love my work. It's my living, it's my life. And I will try to survive with do what I'm doing and continue my artwork, my projects. And I hope, I really, really hope I will come again, Barcelona, Rome, whenever, everywhere. I just love to travel. I love to meet new people, because this is the soul of the art, a new experience and new project. So thanks a lot, and please enjoy in all this exhibition and in my picture too. Ciao, sono Michela Meneguzzi, sono italiana, provengo da Verona, e per questa esposizione ho partecipato con quest'opera. E si intitola Dentro. E per me quest'opera significa
un po' questo cuore che è l'albero maestro all'interno di una bottiglia. Per me è un po' come la simbologia dell'essere umano, che all'interno vi è un cuore che pulsa e vuole navigare, però allo tempo stesso c'è una paura che lo separa dall'esterno. Questa paura è simboleggiata dalla bottiglia di vetro, dalla quale il cuore può vedere l'esterno, ma è un po' bloccato allo stesso tempo. Per me è come un messaggio di voler dire di superare le nostre paure. Ciao, sono Barbara Tanghetti. Vengo da Brescia, ma vivo da 2 anni a Milano e tra qualche esame mi laureo all'Accademia di Brera. E questa è una delle mie opere. Io faccio soprattutto pittura informale, quindi cerco di eliminare l'oggettività e cerco di esprimere tutto via sensazioni e tramite il colore. Adoro nelle mie opere mettere il colore rosso e quest'opera è una delle mie prime, infatti monocromo, e sta a significare un periodo di sofferenza mista a sensazioni che provavo in questo periodo, e infatti ho cercato di esprimerlo tramite il colore e si può vedere infatti che essendo tutto monocromo, preso un colore e una minima quantità, ho cercato di espanderla su tutta la tela. Pur essendo piccolina, penso che esprime molte, una delle mie opere preferite. In questo periodo sto cercando di aggiungere al lavoro pittorico e di arti visive, renderlo più contemporaneo, aggiungendo installazioni e sculture. Infatti i miei ultimi lavori sono più complessi e sto cercando di amalgamare più tipologie di lavoro e spero di riuscire a trasformarlo in qualcosa di più ampio e di più grande. Thank you.